Eccoci qui ragazzi, eccoci, ci eravamo lasciati dopo aver visto quella mostruosità, anche ansia, oddio si scende ancora di più, quella mostruosità del custode dell'isola che si fa beffe di noi, tenendoci sempre sott'occhio. Ah, la vuoi giocare così, vecchio mio? Con una doppia scala verso il vuoto. Stairway to Heaven, versione però Stairway tu pigliarlo in tuo culo. Baccana. Quindi questo è. Che strano, no? Perché mettere qui questo pulsante? Perché volerlo aperto e non chiuso? Non ne ho idea. Non ne ho la benché minima idea. E di qui cosa abbiamo invece? L'altra cosa che ho visto qua. Alla porta, ok. E di qui è un posto, sa, di tranquillità e calma. Dov'è? No. Scroll of light. Scroll of light? Nah. Porca puttana, sì, Fidek. Gnari, le torce mi sono più un cazzo. Ah. Mi è appena venuto in mente che forse quella cosa là serve a questo. Andando oltre però. Questo perché tengo aperto sto cazzo di menu. Per dire una cazzata, eh. No, ok. Direi che è bello avere la magia dello Scroll of Light. Forse bisogna cadere là sotto e da sotto risalire e riuscire a gestire la roba. Però prima io andrei a vedere cosa c'è in queste scale. Vaccane che pacchi che facciamo con lo scroll flight. Però BRB, devo andare un attimo in bagno. Ma che diciamo, c'è un pochino, ragazzi. Voi non potete saperlo, ma. Ah, possiamo togliere questa cosa qua e risalire perché ho sbagliato tasto. Sono un cazzone. Ok. Ah, gli archivi. Cazzo, aveva detto qualcosa negli archivi quello là. Cosa cazzo era? Era. Negli archivi troverai la risposta per. Perché roba, porca puttana. Cucciolo! Sto starnutendo. Ok. Madonna mia. Cucciolino, bello di papà. C'è una catena qua. Gli archivi. Gli archivi un paio di palle. Ok. Che strano, eh? Questa stanza qua non è speculare, vero? Vabbè, andiamo di là, che tanto so già dove va a parare questa situazione qui, eh. Questa è l'altra porta, esattamente. Sì, lo vuoi speculare. Oh, che bello. Non guardare in basso deve essere una priorità. E questo è. Ah, sì. Beh, non credo sia come penso io. Esatto. It's not. È stato.
Ho sentito qualcosa. Ado. L'ho visto. Ok. Scroll. Cosa vuol dire scroll? Niente. No, uno scroll. Uno scroll che non vuol dire proprio un cazzo. Dai ragazzi, cioè è lì che vogliamo andare a parare, no? Dove l'ho mandato così? Ok, forse serviva che lo facessi perché quando arrivo qua, cioè mi teletrasporterà qua, potrò mettere la roba sopra quel pulsante centrale. Non mi piace neanche un po', eh. BRB che cerco un segreto qua in giro, secondo me. Guarderò i muri tutto il tempo. Ne ho trovato un cazzo. Poco male. Ah, eccolo lì, Rania. Ciao, bello. Ecco cosa serviva quel pulsante. Tenerlo fuori dalle palle, probabilmente, perché lui adesso cadrà all'infinito, vediamo. Uè. Oh, non sono ancora convinto di questa cosa. Oh! C'è un elmo lì. Che io sia dannato se ho capito come funzionano queste cose. Credo di essere. Signore, non passa. Uno stallo. Nuovamente. Nuovamente ad uno stallo. Tanto mi curo la gamba del ratto. Non si può passare, sarebbe qualcosa che alzi lì. Forse c'è qualcosa qui, ma già mi pare di averlo cercato prima. Invano. E ora non credo sarà differente. Oh, ragioniamo. Qui abbiamo questo con questa porta e probabilmente qualcosa che sarà lì. Qui c'è un corridoio, ma perché questo qua porta di là? Qui non sappiamo cosa c'è perché non possiamo finita la magia. Tra l'altro a lei ho deciso che siccome la fireball richiede comunque un punto nella magia d'aria, gliela diamo questo punto in magia di aria. Qua abbiamo un ragnetto che tenta. Ah, sono due cose, tra l'altro. Oh. Ho spostato il ragno sul pulsante. E si è aperto lì una botola di qualche tipo, di un qualsivoglia tipo. Però. Questo non mi spiega ancora che cazzo devo fare. È orribile fare mezzo passo avanti e non capire. Che se io vado lì sopra adesso succede il casino come minimo, perché quello deve star lì. Tanto posso avere l'elmo, sono lì. Come. Oh, forse ho capito. Il sasso devo lasciar cadere. Non erano così lontani. Il penultimo, proviamo. Ok, forse devo lasciare cadere semplicemente qualcosa lì. Sarà lascia sto giro perché i sassi li sto finendo. Vai, lascia. Ho fatto cadere, lascia. Oh, beh, niente, sarà un sasso allora.
Sì, devo essere vicino per... Dovrebbe essere caduto in quel posto là che ha aperto. Vabbè, porca puttana me, mia madre. Oh, vedete, è caduto lì. E questa strada qua si è aperta. No. Che cazzo sto dicendo? È caduto lì. E ora si è aperta. Sono aperte queste due qua. Le ultime due. Oh Dio, mi sto distruggendo sto cazzo di indovinello. Gnari, però io non ho rocce all'infinito, eh. Oh, ho sentito un suono. Ok, questo non c'era. Ragazzi, mi piace neanche un po' sto suono, giuro. È una trappola, grossa come una casa, vero? Questo era un cazzo di segreto? Il che vuol dire che non... No, intanto... Ila. Più 8, meno 10. Più 12, meno 10. Oh yeah. This is the way of the warrior. Bello, full helmet. L'unico che non si è schiacciato è questo qua a fianco, eh. Questo non doveva aprirsi. No, anche questo non si è schiacciato. Direi che è arrivato il momento di schiacciarli in questo caso. Con che cosa però lo faremo? Viene duro da pensare. Allora, tanto tu magnate un pezzo di tartaruga che sei contento. Abbiamo... Non usiamo la quarta sta... Ah no, lascia. E abbiamo un altro sasso. Mi piace anche un po' quel suono qua. Comunque, qualsiasi cosa ci sia lì dentro, vorrei liberarlo in modo che ci togliamo dalle palle sto suono fastidioso. Vediamo se c'è... Almeno ho pianto di sentirmi in ansia per quelle... Magari no, magari... A volte sembra quando passi che ci sia, no? Che l'hai visto. In verità però non c'è niente. Ok. Non è cambiato niente qui sopra, andiamo a vedere. Non è cambiato niente neanche qua. Certo, non so se andavano schiacciati o in che ordine andassero schiacciati. Forse andavano tolti? Una volta che sei dentro li puoi togliere? La puntata qua sono più domande che robe fatte, né, comunque. Dai, provo a togliere.
Qua è come se cadessi, è come se forse questo e quello mi conviene lasciarceli. O è una combinazione di qualche tipo, non lo so. Però essendo un segreto, secondo me c'entra niente con la main story, questo qua. Vediamo, ma non credo. No, infatti. Bella stoccata che ho beccato qua. Se non riesco a capire come attivare questa botola qua che mi fa andare avanti. L'ho preso in quel posto. Uguale se non riesco a capire come fare ad accedere a quel posto là. Non ho parole. Se glieli mettevo da sotto. Non lo so, comunque fatto sta che bastava dropparle nei posti che erano illuminati sotto per far aprire qua, ma mi ci è voluto. Cioè, le ho lasciate cadere, ho aspettato un buon 20 secondi prima che si alzasse questa. Fatto sta che finalmente abbiamo una cazzo di risposta su dove andare e come si dice, insomma, cazzo bisognava andare. È rimasto un po' stronzo da sto coso qua, perché l'avevo già risolto, ma siccome non era stato fatto, probabilmente non avevo aspettato sufficienza, mi ero andato a incartare. Potevo farlo immediato e mi risolvevano il problema. Ah, qua siamo invece all'inizio, giusto? Yes. Questa è la porta dell'ingresso. Questa è la scala. C'è un'altra scala e c'è un passaggio. Non vedo perché non salire. To the age of... Oh, santa. Interessantino. Scendiamo. Scendiamo perché... Oh, facciamo un giro veloce. Due tette abbiamo trovato. Due bombe. Molto bello. Però è una pagnotta che andiamo a mangiare subito a qualcuno che tanto ci avrà una fame di bestia. Toh, la maga. Però, nessun segreto, nessuna porta. Dai, non far così. Diciamo che c'è un segreto qua, dai. C'è un cazzo. E non che io veda. Come al solito. Nuovi posti, vecchi problemi. Vabbè, ma dai, ma non ci sarà, non è che è tutto un segreto quel posto qui, eh. Ok, risaliamo. Dovrei venire a vomitare, fare una roba del genere. E andiamo di qui. Per ora è l'unica strada. Vabbè, fai schifo, devo dirlo. Oh, ma che cazzo. Ah, coriacea sta merda. Che schifo. Che schifo. Veramente che schifo. Uno schifo che più schifo. Porca puttana, porca. Cos'è questo qua? Scroll of Darkness? Scroll of Darkness? Scroll of Light? Scroll of Darkness? Oscura qualsiasi fonte di luce portata da me o dal mio gruppo. Gnegnegnegne. Anch'io. Vabbè, almeno. Non mi piace minimamente, solo che c'è qua tipo di acqua che scorre, ma che non è acqua ed è qualcosa che si sta muovendo. E buttiamoci giù.
Una torcia, ormai le torce sono una cosa del passato, servono solo per appoggiare un pesce. E che fame? No, sì, ma è del peso. E tu avrai fame, vero? E te mangiare dopo. Basta? Questa zona qua è stata fatta per avere quello schifo di zanzara che mi saltasse addosso dal niente. E per far trovare quel pesce. Schifo, c'è qualcosa qua dietro. Madonna mia. Sì, quando il giorno che la vedrò sarà troppo tardi. Non mi piace neanche un po' quel posto qua. Non mi piace neanche un po', neanche un po'. Ah, qua c'è una scritta. Hamlet from Storm Beach. Ah, qua dice che porta Storm Beach, che Storm Beach? Storm Beach non c'è ancora stato in verità, quindi. Però, oh, beh, direi che non porta in verità da alcuna cazzo di parte. E qui. Oddio mio, qua si è aperto un mondo adesso. Ah, di qui sembra non possiamo andare per ora. Qua è un passaggio, vuol dire che sotto c'è qualcosa. Lì c'è una luce verde. Sono un cazzone, sono un cretino. Chi è che fa la fama ancora? Ecco cos'è che faceva il rumore. Ma. Oddio, se questa merda. E se questa merda, tipo, si sdoppiasse quando muore? Si vede che sono arrivato in un nuovo livello perché i mostri non crepano. Puta, Flabby o come cazzo si chiamava quel film? Vedi di crepare gonfio. C'è quel pendant? Willpower più 2. Willpower più 2 è una roba da maga questa qua. E poi un'altra pozione di questo tipo. E questo qua era solo un posto per prendere quella lì, ovviamente, giusto? Non c'è nessun'altra cazzata qua. Va bene. Ci dovrà essere una scala fuori. Per io coglione che mi sono buttato giù da basso. Di qua si torna indietro, di qua si va avanti. Va buono. Porca! Ovviamente. Ah, è arrivato il momento di perderci la giornata. No, non va bene, non va bene, non va bene. Non va bene, non va bene. Neanche un po', non va bene per niente. È ora di tornare dal nostro. Come si chiama? Il nostro bel cristallo. E andare a farci una bella curata. E far salire di livello il barbaro. E vaffanculo al secchio. Va proprio a chi ci vada e fine. Ma che è? Sono arrivato a Wii Weapon, ma al momento non ha ancora. Non ha in verità ancora raggiunto il coso, quindi vado avanti in armor per ora. Devo dargli accuracy, Cristo. Vabbè. Va bene.
Ordo che è triste adesso. Perché? Cosa vuol dire che è triste? Vuol dire che lo scoprirò a breve. Cosa vuol dire che è triste? C'è proprio una faccia da tristezza. Cosa vuol dire che... che è triste? È malato di disease. No health regeneration. Ha beccato... una malattia. Dai, uomo di ghiaccio. Poi lo faremo curare al cristallo quello là. Mancato. Deve essere una figata. E invece... no! Cioè, c'è pure sta cazzo di armatura addosso che lo para da... un bel po' di colpi. Ad ogni modo, siamo ridotti di merda. Devo essere onesto con me stesso. E ammettere che abbiamo preso un quantitativo di schiaffi in faccia che... cioè, davvero? Serviva per venire qua a prendere due proiettili di merda? Cagata. Cioè, quel posto qua è per due proiettili di merda. Non viene buono neanche forse per far peso. Oddio, forse far peso sì. Vabbè, fatto sta che il nostro farto ha guadagnato un altro level. E in questo caso specifico si va di Light Weapon, perché dobbiamo finalmente arrivare al punto di poter usare il suo attacco speciale. Che... ora possiamo usarlo con questo. Questo qua però è tirarlo, che non è il massimo al momento. E anche lui è salito di livello. Che al momento, anche qui, non... cosa vuoi dirgli, cosa vuoi fargli? È un tizio che tira la roba, quindi vai avanti a tirarla. E ora rimane solamente di andare di qui con un Orzhok ammalato. Anche di qui c'è questa cosa. Da qua è più chiaro, lì c'è qualcosa di verde. Che mi taglierà la strada probabilmente. È qui, eh. Solo che non so bene come fare a farlo uscire. C'è il cristallo qua vicino che si sente un casino schifoso. Qua sotto? Scusatemi. Qua dietro c'è qualcosa. In effetti sì. Solo che non sono ancora andato. Non ne ho la benché minima e più pallida idea. Che è più o meno la base del di questa puntata. È il mio non sapere che cazzo sto facendo, dove sto andando, come raggiungere il mio obiettivo. C'è qualcosa qua. Qualcosa dietro il muro. Pianta. Che ti stramaledica.
Questo è da figli di puttana, lo dico qua. Oh, Orzo che non è più malato. Cerchiamo una bella tega per il nostro amico e manchiamolo, perché ovviamente adesso inizia il ballo del qua qua del cazzo. Se colpissimo qualcosa sarebbe veramente bello. Boh, non ho guardato bene là sopra, ma mi pare che tutto il giochino fosse per farci entrare qua. Adesso vado a ridare un'occhiata, che non c'è più lo sparaghiaccio del cazzo. Congelatore, cos'è questo? Sarà a tempo, eh. Oh, non è a tempo. Non sputo sul... Tomo della Terra. Tomo della Terra... Resistenza al veleno più 20. Bah. La maga forse. Poison resistance questo a 60. Questo a 20, 12, 12, 2 ratti. Non hanno gran resistenza al poison, devo essere onesto. Quindi potrebbe essere anche loro. Vabbè, è un tomo del cazzo. Cioè, 20. Vabbè dai, facciamo così e siamo a posto. Però signori, oggi, anche oggi arriva il termine. Anche se è stata una puntata un po' più incerta, beh, abbiamo esplorato un bel po', diciamo, siamo riusciti a risolvere un pochino un po' di enigmi. Dovrò tagliare gran parte dei tempi morti e già uscirà lunga così. Quindi per ora vi saluto e vi rimando alla prossima puntata, sperando che ci sia un po' più di azione.